L'organetto, la zampogna, non sono strumenti, sono condizioni di vita. Tu la chitarra battente o la ami o non la ami, c'è niente da fare. Ci sono tanti che la suonano ma non la amano, perché gli fanno fare cose che lei non sa fare, non ha saputo mai fare, oppure sapeva fare una volta, adesso non le sa fare più. E tante volte mi fanno dice, compagni sta canzone così, no, non te la posso accompagnare, perché lo strumento non si presta, hai capito? Lo strumento è diatonico, deve fare le canzoni che vuole lei, non che vuoi tu. Poi è diventata, mano a mano, è diventata uno strumento della cultura popolare, infatti è stato aggiunto il cordino qua, metà della tastiera, che rende lo strumento diatonico, capisci, proprio perché diciamo per accompagnare i canti e anche i balli del popolo, che ha questo gusto, insomma, ha questo gusto. La gente che ha studiato, che è acculturata, diciamo, può farci quello che vuole, perché la differenza tra una chitarra di questi e la chitarra normale è che gli manca l'ultima corda. Qua, una volta che c'è le cinque corde, si suona come se fosse una chitarra normale. Però ci sono dei ragazzi che suonano la chitarra molto bene, che traggono fanno musica classica, insomma, voglio dire, fanno la musica, quella detta musica moderna. Noi altre vecchiarelle invece ci arrangiamo così, per quello che sappiamo, diciamo, accompagniamo i nostri canti. Ci basta quello che ci fa questo strumento accordato così. Soffrire giù non posso stare.